E vai, questa bisognava vincerla e l'abbiamo vinta. Oggi bisogna dire che meritavamo, secondo me, ampiamente la vittoria. Primo tempo, secondo tempo, credo che la Fiorentina abbia mostrato rispetto alla Spal più qualità, ha avuto più occasioni. Il fallo da rigore, secondo me, è netto, quindi se andate a rivederlo, capisco l'incazzatura dei tifosi della Spal per la girandola di emozioni, perché si è passati dal 2-1 a un fallo da rigore che poi ha portato sul 2-1 noi, però insomma il rigore era netto e poi c'è stata la supremazia del nostro giocare di ripartenza contro una squadra che doveva recuperare, ma che inevitabilmente prestava il fianco ad una squadra come la Fiorentina che di contropiede è molto brava. Chiedete scusa a tutti quanti al Cholito Simeone, che io ho sempre difeso e che continuo a reputare un buonissimo attaccante che specie nel gioco di ripartenze ha un modo di fermare la palla, stopparla e fare tutto quel che è il pre-gol, che è un qualcosa da veramente campione. Se riesce anche a ritrovare un po' di freddezza, un po' di fiducia, soprattutto abbiamo ritrovato un giocatore che vi ricordo tutti, quest'estate era cercato dal Bayern, dall'Atletico e si parlava di 40 milioni, quindi grande Ciolito. Sono molto contento perché mi va di arrivare alla partita contro l'Inter di settimana prossima con comunque delle posizioni di classifica comunque aperte per la zona europea. Sarà molto difficile andare a prenderci questa Europa League dal campionato perché sopra abbiamo squadre che vuoi per forza, vuoi per blasone, vuoi per maggiore confidenza con le parti altissime della classifica probabilmente molleranno poco. Però è giusto provarci. Oggi io non ho nulla da rimproverare alla squadra, nel senso che, a parte qualche dubbio sulla formazione iniziale, perché io Simeone lo farei giocare titolare, però può essere anche una tattica quella di farlo giocare così, ma ripeto, punterei a ritrovarlo titolare. E il ruolo di Gerson, che non mi convince molto come esterno alto, e in più anche quelle cose che sapete sulla regia, però abbiamo fatto una partita secondo me in cui la Fiorentina meritava ampiamente la vittoria. Siamo andati lì, ce la siamo presa. Quando abbiamo degli spazi o possiamo partire in velocità, siamo una squadra piuttosto temibile. Come avevo detto ieri, la Spal non è una squadra molto rapida, è una squadra che cerca di spezzare il gioco, ma contro squadre che giocano in contropiede può soffrire, contro squadre giovani e rapide può soffrire e in effetti ha sofferto. Mi aspettavo la vittoria, è arrivata la vittoria. Vi invito, oltre a iscrivervi al mio canale e a condividere il video, a iscrivervi anche a Gazza Viola, di seguirla e di ascoltare Radio Gazza Viola, che è un appuntamento immancabile per i tifosi della Fiorentina. E saluto il buon Leonardo che la cura con molta abilità e gli mando un bacione. Comunque oggi sono contento, oggi era una partita importante perché, ripeto, vista la mole di punti persi nel girone d'andata, purtroppo non possiamo permetterci di sbagliare quasi niente. Questa l'abbiamo fatta. Secondo me, in casa con l'Inter abbiamo la possibilità di divertirci e di fare bene. Facciamo una cosa alla volta, facciamo però un impegno alla volta. Va bene così. Adesso sotto con la Coppa Italia, sotto con l'Inter, sotto col campionato, bisogna ritrovare fiducia, bisogna costruire un qualcosa di stabile, cercando di sfruttare al meglio le potenzialità di questa squadra, che a livello di gioco spesso non riesce molto a puntare sul possesso, però oggi devo dire che ho visto comunque una formazione in grado di fare supremazia su di un campo comunque non facile come quello di Ferrara. Ora il più è quello di non cadere su quello in cui siamo sempre caduti, cioè la continuità dei risultati e la consapevolezza di poter fare meglio di quanto abbiamo fatto finora, che secondo me è lapalissiano. E quindi cerchiamo di trovare un po' di continuità, cerchiamo di non incorrere nella teoria del peto. Però oggi, dai, oggi siamo contenti, oggi si gode, è una vittoria che non era facile alla vigilia, però me la sentivo. Andiamo avanti così, insomma. Forza Fiorentina e viva noi!